Per parlare di accesso al lavoro da parte dei richiedenti asilo dobbiamo innanzitutto chiederci chi siano i richiedenti asilo, quali tipi di documenti vengano loro rilasciati in seguito alla manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e quali diritti siano connessi a questi documenti che vengono loro rilasciati. Partiamo quindi dalla definizione di richiedente asilo. Il richiedente asilo è colui che, al di fuori del suo paese d'origine manifesta la volontà di richiedere protezione internazionale. La manifestazione della volontà e la formalizzazione della domanda spesso non coincidono, infatti la formalizzazione può richiedere del tempo. Tuttavia, la persona acquisisce lo status di richiedente asilo sin dal momento della prima manifestazione della volontà. Inoltre, questo status persiste in capo alla persona fino al termine dell'esame della sua domanda di protezione internazionale. La domanda di protezione internazionale può essere presentata sia agli uffici di polizia di frontiera, sia alla questura territorialmente competente. Ciò dipende se la domanda viene presentata all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, oppure se la persona sia già presente all'interno del territorio dello Stato. Il richiedente viene fotosegnalato e vengono verbalizzate le sue dichiarazioni in merito alle sue generalità e ai motivi che lo spingono a richiedere protezione internazionale. Questo verbale si chiama modello C3 e ne viene rilasciata copia al richiedente asilo insieme a un altro documento che si chiama attestato nominativo. L'attestato nominativo è un documento che contiene la fototessera della persona, le sue generalità, il suo primo codice fiscale e il codice Vestanet, che è un codice che identifica la domanda di protezione internazionale. L'attestato nominativo costituisce il primo permesso di soggiorno del richiedente asilo e decorsi 60 giorni dalla sua emissione, il richiedente asilo potrà svolgere attività lavorativa all'interno dello Stato. Parliamo ora del permesso di soggiorno per richiesta asilo, viene anche denominato permesso giallo, infatti è un permesso cartaceo di colore giallo, viene rinnovato dalla questura competente ogni 6 mesi, e riporta tutte le generalità del richiedente asilo, nonché la sua foto. Spesso non è possibile rinnovare ogni 6 mesi il permesso giallo e quindi le questure emettono al suo posto una ricevuta, che contiene allo stesso modo la fototessera del richiedente asilo e le sue generalità. La ricevuta sostituisce in tutto e per tutto il permesso giallo, infatti consente di svolgere attività lavorativa e di firmare un contratto di lavoro al pari del permesso giallo. Anche questo viene rinnovato ogni 6 mesi fino al termine dell'esame della domanda. Il rinnovo viene fatto attraverso l'apposizione di un timbro direttamente sopra la ricevuta e si calcolano 6 mesi dall'apposizione del timbro. La domanda di protezione internazionale verrà poi vagliata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che potrà decidere di riconoscere una forma di protezione, una protezione internazionale, ovvero lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, o la protezione nazionale, ovvero la protezione speciale. Potrà anche decidere di emettere un provvedimento di diniego, questo invece è impugnabile davanti al Tribunale ordinario territorialmente competente. Il permesso per richiesta asilo, nonostante consenta di svolgere attività lavorativa, non è convertibile in un permesso per lavoro. Infatti, la validità del soggiorno della persona dipende dalla decisione sulla protezione internazionale e quindi non è, il permesso per richiesta asilo non è convertibile in lavoro. Il permesso per richiesta asilo consente di viaggiare alla persona all'interno dei confini nazionali per motivi di lavoro. È possibile che vi siano dei ritardi anche nel rinnovo della ricevuta, quindi nella posizione del timbro, per problemi di accesso della persona alla questura competente. In questo caso il rapporto di lavoro non va interrotto, in quanto la persona rimane regolarmente soggiornante, appunto come abbiamo detto prima, fino al termine dell'esame della sua domanda di asilo. E quindi, nonostante il permesso non sia rinnovato, il rapporto di lavoro eventualmente stipulato dalla persona non va interrotto. Come è noto, la presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale autorizza il cittadino straniero a permanere nel territorio nazionale per tutta la durata del procedimento amministrativo.
Ora la situazione varia nel momento in cui la commissione territoriale decide di rigettare la domanda presentata. In caso tuttavia di diniego della domanda, lo straniero potrà proporre impugnazione entro 30 giorni dalla notifica davanti al Tribunale ordinario. La proposizione tempestiva del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Questo vuol dire che se lo straniero presenta ricorso davanti al Tribunale e lo fa tempestivamente, sarà autorizzato a permanere nel territorio nazionale per tutta la durata del procedimento giudiziale. Quindi potrà rinnovare il permesso di soggiorno e potrà continuare a svolgere attività lavorativa. Va detto tuttavia che tale disposizione ha carattere generale e non assoluto, perché vi sono dei casi in cui non vi è l'automatica sospensione del provvedimento impugnato. Vuol dire che vi sono dei casi in cui la semplice proposizione del ricorso non autorizza in automatico lo straniero a permanere nel territorio nazionale. Si tratta di quei casi, ad esempio, di ricorsi proposti avverso i provvedimenti della Commissione territoriale che ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale, ovvero ancora dei ricorsi proposti da soggetti stranieri provenienti dai cosiddetti paesi sicuri. In questi casi la sola proposizione del ricorso non autorizza lo straniero a permanere in Italia, ma contestualmente all'impugnazione dovrà essere presentata un'istanza di sospensione che, soltanto se accolta favorevolmente dal giudice, autorizzerà lo straniero a continuare il suo soggiorno in Italia. Quindi in tal caso lo straniero potrà rinnovare il permesso di soggiorno e potrà continuare altresì a svolgere attività lavorativa e soggiornare in Italia per tutta la durata del procedimento giudiziale. La situazione varia nuovamente in caso di rigetto da parte del Tribunale, quindi nel caso di un secondo esito negativo della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. In seguito, infatti, all'emanazione del decreto legge 13 del 2017, il cosiddetto decreto Minniti, lo straniero potrà, in caso di diniego da parte del Tribunale, soltanto proporre impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Non solo, la tempestiva proposizione del ricorso davanti alla Corte di Cassazione non sospende in automatico l'efficacia esecutiva del provvedimento del Tribunale. Questo significa che la proposizione del ricorso da parte dello straniero non autorizza quest'ultimo in automatico a permanere nel territorio nazionale. Lo straniero, tuttavia, potrà proporre un'istanza di sospensiva davanti al Tribunale ordinario e, in caso di esito favorevole, quindi di accoglimento da parte del giudice, lo straniero potrà permanere nel territorio nazionale, continuare quindi a rinnovare il permesso di soggiorno ed eventualmente a svolgere attività lavorativa per tutta la pendenza del procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Prima dell'introduzione del cosiddetto decreto legge Minniti, la situazione era molto diversa, perché non solo al richiedente era riconosciuto un grado in più di giudizio, potendo quest'ultimo, in caso di esito negativo da parte del Tribunale, proporre il ricorso davanti alla Corte d'Appello, ma la proposizione tempestiva dei ricorsi sia davanti alla Corte d'Appello sia poi successivamente davanti alla Corte di Cassazione sospendeva l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati. Quindi, con la proposizione del ricorso davanti alla Corte d'Appello e successivamente davanti alla Corte di Cassazione, lo straniero era in passato autorizzato a permanere nel territorio nazionale. Va detto infine che in ogni caso, qualora anche la Corte di Cassazione, che rappresenta l'ultimo grado di giudizio, decida di rigettare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, lo straniero perde automaticamente il diritto a permanere nel territorio nazionale. Infine, un breve cenno va fatto in relazione alla protezione speciale, questa nuova forma di protezione che può essere riconosciuta sia nell'ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in via amministrativa o in via giudiziale, ma anche con la semplice presentazione della domanda presso la questura, ovvero lo straniero può decidere di presentare presso la questura una domanda di rilascio di un permesso per protezione speciale.
Ora, tuttavia, in assenza di una norma specifica o di ulteriori indicazioni da parte del Ministero, non è dato sapere se la sola proposizione della domanda presso la Questura autorizzi o meno lo straniero a svolgere attività lavorativa. Non vi sono dubbi che una volta ottenuto il permesso per protezione speciale lo straniero possa lavorare, così come che possa continuare a farlo durante la domanda di rinnovo o di conversione del permesso, ma non vi sono al momento indicazioni circa la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa già con la semplice presentazione della domanda in attesa dell'esito.